corrente per il progettone di Pasqua. C'è sempre il progettone, quello che vi farà fare un regalo meraviglioso alle persone a cui volete bene. Innanzitutto dei gusci d'uovo, eccoli qua, da cui, dalla parte del sederino, avrete fatto uscire tutto il contenuto. Dopodiché io cosa ho fatto? Ho preso le uova, le ho riempite d'acqua, le ho messe in una pentola con l'acqua e le ho bollite, quindi le ho fatte asciugare perfettamente in forno a 100 gradi per mezz'ora, erano essiccatissime. L'importante è che il forno non sia troppo grosso in fondo. Una vaschetta di alluminio, un acrilico bianco, nel mio caso io ho scelto il blu oltremare come secondo colore perché voglio farle in stile provenzale. Poi dei bulini, ci sarà da sbalzare la vaschetta d'alluminio, un paio di forbicine, un piccolo pezzo di fil di ferro sottile e la pinza per tagliarlo, dei pennelli, un sintetico Torai della Tintoretto, un sintetico bronzo della Tintoretto e un pennellino siliconico per fare i puntini della Tintoretto. Dei bastoncini che mi serviranno per tenere su le uova, del nastrino, un piatto e un bicchiere, della colla, io userò della colla vinilica, l'ho detto che è un progettone, un bicchiere d'acqua e dei tovaglioni di carta, un cuscinetto morbido per sbalzare la lamina di alluminio. E poi per verniciare o utilizzate una vernice super lucida per acrilico, io invece utilizzo la resina perché voglio fare diventare belli coriacei i miei gusci, indistruttibili direi, quindi userò la resina di Resin Pro. E iniziamo subito. Come prima cosa prendo l'acrilico bianco e piano piano dipingo tutte le mie uova di bianco. Una volta asciugata la prima mano, diamo la seconda e procediamo così a fasi alternate, asciugatura completa, pittura, asciugatura completa, pittura, finché il colore non sarà dell'intensità giusta. Penso che ne metterò tre mani. A questo punto, una volta asciutto tutto l'ovetto, dobbiamo decorarlo. Io ho scelto un blu oltremare ad acrilico e adesso, se volete, voi fatevi il disegno, l'orma. Io invece andrò assolutamente a mano libera a disegnare il mio ovetto. E facendo dei piccoli decori che siano semplici da riprodurre e che nello stesso tempo siano anche fini, delicati. Con il pennello in silicone sotto ogni tris di foglie metto un puntino e un puntino lo metto anche sotto ogni fiorellino. Voilà, finito di decorare, lo metto ad asciugare per poi fare la parte sommitale. Se c'è qualche errore lo sistemo da asciutto e nel frattempo vado avanti a decorare tutte le mie uova. La seconda la farò naturalmente differente.
Mentre le nostre ovette asciugano, prendo la parte centrale della vaschettina, tireremo fuori le coppette reginastro e chiudi foro, cioè delle coppettine da mettere sul culetto dell'ovetta per coprire il buco e da cui far uscire il gancetto per appendere il nastrino. Quindi cosa faccio? Prendo una fustella a cerchio, se non ce l'avete potete tagliare un cerchietto in qualunque modo, insomma non ci vuole poi tanto, voilà. E con un bulino, potete usare anche i fogli in rame, quelli che vendono per lo sbalzo, con un bulino tondo faccio un bel cerchio grande qui. Così. E poi con un bulino un po' più piccolo, io li ho tutti sporchi di colore, tanti cerchietti uno accanto al, li faccio così andando uno di fronte all'altro, ma farò una sorta di margherita. Dopodiché con un bulino a chiodo foro la parte centrale, che allargo appunto come posso. Io userò qui il chiodino e con le forbicine ritaglio la margheritina che è venuta fuori. Naturalmente potete variare il disegno di queste coppettine e anche la grandezza a seconda del foro che dovete coprire. Io infatti ne ho fatte di grandezze differenti perché i fori delle mie uova sono appunto tutti diversi. Quindi prendo il bulino grande, appiattisco ben bene all'interno della mia coppetta e quello che avrò sarà questo, ma sarà anche questo, questo, questo e tanto altro, quindi divertitevi. Potete in alternativa usare le coppette copriperla dei Bijou che troverete già belli e pronti in confezioni da 100, li trovate su Amazon, vi metto il link qua sotto. Una volta fatta la coppetta, prendo un pochino di fil di ferro, poco poco, ne taglio un pezzettino, prendo un qualcosa di tondeggiante e creo l'occhiello, quindi inserisco dentro alla mia coppetta. Prepariamo quindi tutte le nostre coppette con tutti i nostri occhielli. Adesso, una volta fatte asciugare tutte le uova, decoriamo e userò la resina. Io uso la resina Pro Art di Resin Pro, 50 di componente A e 30 di componente B. Ovviamente parlo in grammi. Mescoliamo per un bel po' finché la resina non si mescoli ben bene tutta. Ripasso su tutto il mio uovo. Mentre pitturo lo tengo a testa in giù, così non mi sporco il dito, o almeno cerco. E questo renderà vitreo l'ovetto. Mi accerto che la resina sia andata dappertutto, quindi prendo il bastoncino e faccio un change. Li ripasso tutti di resina. Ok, faccio questo su tutte le uova e dopo le metto ad asciugare facendo attenzione che tutti i gusci siano totalmente ricoperti e che non si siano formate in estetiche bollicine.
Dopo aver creato tutte le nostre coppette, eccole qui, con tante fantasie diverse, prendo un colore, un pennarello qualunque, anche un acquerello, una tempera, un po' di acrilico. Io ho questi a portata di mano e ho preso questi e faccio una finta brunitura del mio argento, cioè passo sporco così tutti gli orifizi. Lascio asciugare e poi quindi brunisco un po' tutto così sporcando e poi con un dischetto di cotone tolgo via il grosso, lasciando appunto questa patina di sporco e di antico sulla coppetta. Mentre attendiamo l'asciugatura e l'essiccazione perfetta, ragazzi, perché sennò macchierebbero le uova, prendiamo del nastrino e decidiamo quanto lungo vogliamo che sia il laccetto da appendere. Quindi tagliamo tre nastrini per ogni coppetta. Abbiamo tutto, adesso cominciamo. Prendiamo una coppetta che copra il foro, quindi andiamo a scegliere della giusta dimensione. Questa qua è perfetta. Inseriamo all'interno della coppetta il perno che divarichiamo così in modo che non fuoriesca più. Punto di colla sul piattino del nostro dischetto, inseriamo le gambette e incolliamo in maniera tale da coprire tutti i forellini. Olè. Così stiamo 2 secondi a tenere l'ovetto. Ecco qui, finita, guardate che bella, e mettiamola da parte. Nel frattempo facciamo anche le altre nella stessa maniera. Ed ecco qua tutte le nostre uova, non badate alle mani, con tutti i ganci, guardate che belli, uno più bello di un altro. Ne ho fatti alcuni semplici, alcuni invece doppi, cioè ho attaccato 2 coppette, una piccola e una grande, una sopra sull'altra, e devo dire vengono molto molto più ricche. Adesso prendo 3 nastrini per uovo, 3, poi direte perché 3? 3 è il simbolo, il numero sacro, è Pasqua, è il simbolo della Trinità, le infilo e all'apice faccio un semplice nodino. Non è una meraviglia? Ora le sistemo tutte. Ed eccole qui le nostre bellissime uova decorate. Ora vado a fare le foto e ve le mostro meglio. Voi intanto lasciate un pollice in su e noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che meraviglia le nostre uova, sono dei veri e propri gioielli d'artigianato. Regalateli con parsimonia solo a chi se li merita e a chi è in grado di capirli, perché questi sono oggetti che hanno realmente un valore economico spiccato. Bene, io spero di avervi dato un'idea per fare dei bellissimi regali di Pasqua e a mia volta spero di avervi fatto un bellissimo regalo. Lasciate un bel pollice in su e una condivisione se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buona preparazione alla Pasqua. Ciao!